E bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale del Signor Shady, di nuovo sul campionato Master che sta andando un po' una cacchetta, come dicevo un po' di tempo fa. Un po' una cacchetta nel senso perché siamo usciti dalla Coppa Italia, ci hanno buttato fuori subito al primo turno, mortacci loro. E adesso puntiamo tutto al campionato, siamo ottavi dopo quante? Dopo sei giornate abbiamo fatto... Sei giornate abbiamo fatto solo 9 punti? Vabbè, le altre non ci stanno molto lontane, siamo ottavi. Il Torino è quarto. E sta a 12 punti, giusto per farvi capire. Quindi nulla, non c'è niente di male, anche perché abbiamo lo scontro diretto col Torino tra un po' di giorni. Quindi adesso, prossima partita contro l'Atalanta, ci vediamo in campo, speriamo bene, andiamo a vincere. Nulla raga, ogni volta che devo far partire la registrazione, aspettate un attimo, non ci sto a capire un cazzo di quello che succede. Un attimo, rieccomi. Niente, è successo un casino raga, perché non so perché, ma appena metto, cioè appena faccio partire la partita, non mi parte la registrazione, non capisco perché. Cioè ci sta la play e mi si sta rincoglioni peggio dei mer... No, così no. E la madonna però. Ma questi ogni volta che mi fanno un tiro mi segnano, sempre. Tutte le squadre che incontro, un tiro, un gol. Mamma mia, siamo in un periodo nero. Nero. Un periodo nero, ragazzi. Neri come Drogba. E dai, Drogba, e svegliate. Tasci tua. Yeah. Finito il primo tempo, siamo perduti 1-0, andiamo subito al secondo perché mi sta leggermente rodicchiando il deretano, ma un po' tanto. Quindi asci tua. Andiamo a fare sto gol, raga. Non mollate. Oddio, guarda Mastur. No, perché? No, aspetta. E vedi, sei stronzo. Io te l'ho detto. Raga, ma quanto si chiudono! Si chiudono tutte le squadre! Tutte, raga! Guarda, se... Vanna, se sbattono addosso, quello si butta perché vede 10 euro per terra, ma che è, oh. Mamma mia! Bella così! Guarda, ma che succede? Ma che state a fa'? Dai, roba! E dai così, Didier! Con sto pisellone nero, gliela fatta, oh! Giusto a golf puoi giocare. Guardala. Bella così. No! Drogba! Ti devi levare da coglioni! No! Non ci credo, Massurra se l'è cagato. Che te sei cagato, figlio mio? Figlio mio, lo cazzo la tirata. Mannaggia puttana. Che poi non me l'aspettavo che il difensore la lisciasse. Per questo ho tirato subito. E vabbè, non era facilissimo. Dai, ultima occasione, raga. No, ma che è sto passaggio? Ma che passaggio era? E vabbè, ragazzi, abbiamo pareggiato. Ormai stiamo sempre a pareggiare. Siamo sempre a pareggiare e a perdere. Perché perde se perde sempre. Noi perdiamo sempre. E sta a venire pure il singhiozzo. Adesso ragazzi, andiamo subito alla seconda partita, che è contro il Torino. Ed è molto importante, raga. Molto importante perché ce l'abbiamo vicino il Torino e dobbiamo approfittarne di questo scontro diretto. Ci vediamo in campo. Ok, stavolta ci siamo. La partita la riusciamo a riprendere tutta, probabilmente, perché il calcio d'inizio ce l'ha preso. Quindi raga, non vi dico manco che dovevamo fare sta partita. Guarda Drogba, ma stai giocando di merda, Drogba. Bravo, si è ripreso la palla, ha rosicato. E che cazzo di giocatore. Siamo subito in vantaggio. Mamma mia, che giocatorone. Ragazzi, vi ricordo, stiamo giocando la difficoltà Superstar, che è la più difficile di PES, per chi non lo sapesse o per chi magari sta guardando uno dei suoi primi video della nostra carrierona con la Roma su PES 2016.
E gli stiamo a romper culo al Torino. Bene, bene, bene. Però mai dire mai. Anche perché a quanto pare, attenzione, incredibile, Abbiati l'ha parata. Grandissimo. Attenzione Drogba, mo tiro. Cor cazzo. Bella. Bella Drogba. Sempre all'ultimo te fregano. Ok ragazzi, è finito il primo tempo, 1-0 contro il Torino. Stiamo amministrando, stiamo cercando di mantenere il vantaggio, il momentaneo vantaggio, perché ci recupereranno sicuramente, ci faranno pure il gol del soppasso, ma mi ci gioco le pallette su questo. Quindi, vabbè, magari dicendo così ci portiamo fortuna, non lo so. Dai, vediamo quello che succede. Bella! Guardalo! No, ha stoppato un po' di merda. E dai Martial, 2-0. E l'abbiamo messa quasi in banca. Il cuoricino per la fidanzata che non esiste. Dai così. Dai che c'è Drogba. Il pallonetto. E ha fregato quello che era entrato in scivolata, che sicuramente se avesse tirato raso terra gliel'avrebbe presa. Grande Drogba. Ma non so perché mi è venuto di fare il pallonetto, raga. Non so perché me la sono sentita così. E ho fatto bene. Ho fatto benissimo, rivediamolo. Quel passaggetto. Qua se la porta lì. Dice, eh no, qua mi scivola. E io gliela metto sopra. Zucchia. C'è via Vieni. E trova bene il compagno. No. Quagliarella. Aveva spazio davanti alla. Si è cagato il Quaglia. Si è buttato pure per terra. Se l'è cagato Quagliarellone. È una sturra. Tiro a giro. Ci prova. Mastur. Gol assurdo. E fa ste cose con le mani. Un'esultanza ridicola. Mi sei un po' calato. Prova bene. Grande Massur, bellissimo gol. Qua se ne smarca uno. Si accentra. No, prima si allarga, poi si riaccentra. E tiro a giro da fuori aria. Così piazzato, bellissimo. Bellissimo. Ok ragazzi, buona così, abbiamo vinto 4-0 contro il Torino. Adesso andiamo a vedere un attimo le partite che abbiamo da fare, le prossime due. Se ce le fa vedere magari il gioco. E vediamo un attimo la classifica, siamo settimi, ho visto che siamo settimi. Vediamo a quanti punti da quella sopra. Prossima partita contro l'SR Blue Red, che non so che squadra sia, sinceramente, di squadra reale. Allora, siamo... Ah, ok. Siamo a 2 punti dalla zona Champions League e siamo a 1 punto, diciamo, dalla Lazio che ci sta sopra. Quindi siamo messi bene, adesso siamo messi bene. Cioè abbiamo Drogba che ha fatto 6 gol e Martial 7. Martial è il capocannoniere insieme ai Cardi, quindi pure quei due in attacco non ci stanno deludendo. Ci possiamo vedere al prossimo episodio, lasciate un like, iscrivetevi e fate quello che vi pare. Vi voglio bene, regà, bella. Senza una meta, carezze date con mani di forbici come Edward.